Benvenuti ad una nuova puntata di Innovation, il programma della 7 che parla di tecnologia e innovazione. La tecnologia è fondamentale nella nostra vita e noi cerchiamo di parlarne sempre in un modo semplice e comprensibile. Per farlo, oggi abbiamo un ospite. È venuto a trovarci Diego Bianchi, in arte Zoro. Ciao Diego. Ciao. Come stai? Bene, grazie, tu? Bene, benvenuta ad Innovation, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Senti, Diego, io ho visto che tu sei diventato famoso e noto grazie ai tuoi video. Tu per caso ti ricordi la prima volta che hai preso in mano una telecamera? No, assolutamente no, non me la ricordo. Mi ricordo i primi video che ho fatto per la rete, che ho cercato di condividere online, più o meno è stato verso il 2003-2004, ancora non c'era YouTube, con alcuni amici decidemmo di aprire un videoblog, si chiamava TVB. C'era il problema che non esisteva ancora YouTube, quindi mettere un video, farlo e poi metterlo su un server e renderlo condivisibile agli altri era molto complicato. Tant'è che poi ci stufammo, infatti, però poi fortunatamente quel videoblog è morto poi. Poi però è arrivato YouTube, ognuno ha fatto quel che poteva in maniera molto più rapida ed efficace e io mi sono messo a fare video per dire qualcosa nei momenti in cui pensavo di avere qualcosa da dire, ma anche per me stesso, insomma, per sfogarmi più che altro. Non utilizzo strumentazioni particolarmente professionali e si vede, e non ho fatto studi all'uopo. All'inizio no, facevo di necessità virtù. Io penso sempre che sia poi il contenuto la cosa più importante. È chiaro, poi se hai anche degli strumenti per farlo meglio, non è che sia contrario, insomma. Però poi la cosa che più mi preoccupa è avere qualcosa da dire, da filmare, insomma, che meriti. E tu hai mai avuto la curiosità di andare a vedere quanto vieni visto su internet? Cioè le visualizzazioni, una cosa che ti piace vedere o non è importante per te? Adesso dovrei dire no, non ci bado, invece no, ovviamente diciamo la percentuale di narcisismo in chi fa queste cose è sempre abbastanza alta, ma al di là di questo c'è anche di interessante cosa che può fare internet, non può fare per esempio subito la televisione o anche i giornali, vedere le reazioni a quello che fai, no? Quindi uno può anche fare un bel video, scrivere una cosa interessante, ma se lo fai sul giornale, lo scrivi, lo mandi là e sta là e non saprai mai il tuo lettore cosa pensa di quello che tu hai scritto. Online invece hai subito idea se hai fatto una cosa che piace, che non piace, e poi puoi anche seguire la discussione, partecipare alla discussione che tu stessa hai scatenato. Questo insomma è molto divertente e interessante. Bene, allora adesso noi da un blogger passiamo a un altro guardando il nostro primo video. Sono Suor Bernardina, una delle tante figlie di Maria Ausiliatrice. Qui a Rio Marina i compiti sono di una quotidianità che è scandita da un impegno giornaliero con l'oratorio, dove la vita è attiva e frequentata da molti giovani. La passione che mi sostiene è legato a degli spazi ormai pubblici. Nello spazio del web sono la regina. Mi sono segnata diversi anni fa a YouTube con un profilo, poi sono andata su Facebook, il blog. Il mio interesse sono la missione educativa che vorrei esplorare in pienezza. La macchina fotografica non so perché l'ho avuto in mano fin da piccola. Poi dopo ho visto il cosiddetto PC e io dicevo chissà quando lo potrò avere, questo sarebbe proprio per me. Ho cominciato timidamente finché la passione mi ha portato ad essere un autodidatta. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie toda vez. Per ciò che riguarda le riprese, il montaggio, e lo stesso PC offriva delle opportunità di montare. E io mi sono subito cimentata. I motivi che mi spingono alla realizzazione di un video sono diversi. Ci deve essere un evento che mi provoca, ci deve essere
un testo che, di cui sono venuta a conoscenza, che mi provoca, quindi io non posso dire che pubblico solo la parola di Dio, io pubblico il bello. Inizialmente la Chiesa ha avuto le sue diffidenze, non è stata aperta alla tecnologia, ai mezzi di comunicazione con molta larghezza. Tutti dicevano, ma su YouTube c'è la porcheria, c'è la pornografia, cosa vai a fare? E io mi sono sempre rifatta alla parola di Dio, dove si dice che verrà il tempo in cui la vipera e l'agnello conviveranno. L'essere finita su Facebook come mia scelta è stata una indicazione di una sorella. Perché non ti iscrivi su Facebook? Ma cosa si deve fare? No, ma è semplicissimo, basta che tu mi chiedi l'amicizia. E la risposta immediata è stata di 400 persone che nel giro di 2 giorni hanno chiesto la mia amicizia. Anche lì alcune cose che facevo sul blog le mettevo, nel senso di dire a qualcuno arriverà. Io dei lavori più di 200.000 persone hanno cliccato, non è un numero da buttare via. Il mio sogno era fare un film. Io dico sempre, io sono della terra di Fellini. La preghiera è preghiera, è rapporto con Dio, colloquio con Lui. La tecnologia è, nell'uso corretto, espressione di Lui. La parola si fa strada da sola. Il mezzo favorisce che la parola raggiunga il mondo. Io ho qualche cosa che, anche se voi me lo buttate via, è già nel mondo. Non è che noi vogliamo renderci eterni, però in quello spazio, se non viene meno di internet, basta digitare Sor Bernardina, a maggior gloria di Dio. Diego, che ne pensi della nostra Sor Bernardina? Che si diverte, fa bene, fa... Io comunque ho seguito lo stesso iter, ora senza ovviamente contenuti diversi, interessi diversi, però mi ritrovo nelle parole che diceva, insomma i programmi davano la possibilità di montare e ho montato, e quando avevo qualcosa da dire o da filmare mi sono messo a farlo e lì ho cominciato a produrre qualcosa, è esattamente lo stesso percorso che ho fatto io, ripeto, gli argomenti sono un po' diversi, ma insomma forse neanche tanto, non lo so. E comunque funziona. Beh, sempre perché lei dice quello che le interessa, io sì, faccio insomma, vedere. Quindi... Poi non deve essere un obbligo, insomma, nel momento in cui uno sta in rete, a volte, quando almeno mi ricordo i primi tempi, avendo un blog, uno si sentiva quasi obbligato per legittimarsi, no, in quanto blogger, a scrivere una cosa al giorno. Invece no, insomma, puoi scrivere quando ti va, ecco, non è che devi necessariamente scrivere. Tu adesso tutti lo i giorni. Fai, cioè, ma io ho sempre fatto così, insomma, ci sono stati giorni, dei periodi in cui scrivevo tanto e mesi in cui non ho scritto nulla. C'era una cosa che ti volevo chiedere, tu scrivi anche su dei quotidiani, su dei settimanali. Ma secondo te poi il Diego vero dove esce fuori? Nei video, come blogger o su un settimanale? Il Diego vero? Sì, dove tu ti senti più a tuo agio. Aspetta che c'è. Diego vero? Ma non lo so, ma mi sento a mio agio pure al telefono, insomma, cioè non è che... Dipende dal... Ripeto, insisto su questo, più che dallo strumento utilizzato, dall'argomento trattato. Mi diverto anche molto a scrivere se penso di scrivere una cosa di cui sento necessità, insomma, no? Poi a volte ho percezione di scrivere una cosa assolutamente di poco interesse e smetto, e col video è lo stesso. Forse mi diverto di più col video, perché il video, appunto, immagini, musica, forse metti insieme più cose, più interessi, forse può stimolare un po' di più, però insomma mi piace anche molto scrivere. Senti, invece il tuo rapporto con il cellulare com'è? Allora, mi prendi in un momento molto delicato perché è rotto, questo non so se si può dire. Quindi però è assente. È assente. Però quando è aggiustato tu lo... Quando è aggiustato lo uso parecchio, sì, senza però stare sempre al telefono. Ultimamente insomma, diciamo, nell'ultimo periodo mi accorgo di usarlo molto per collegarmi a internet più che per... Che telefonare o mandarmi sms, insomma, poi va bene. Noi, dopo che abbiamo sentito il punto di vista di Diego, andiamo a vedere invece il rapporto degli italiani con gli sms nel prossimo video. Ecco.
Mi leggi l'ultimo SMS inviato? Sei un gran paraculo. Ti scuso anche se mi hai fatto gli auguri di compleanno in ritardo. Bianca, ti ho appena fatto il bonifico. No, dai. No, no. Beh, devi farti perdonare, ieri sera mi hai abbandonato. Ciao, come stai? Spero un po' meglio perché ho la febbre altro giorno. Odio i messaggi. Sì, ho votato. Leggo, leggo. No, leggilo tu. Ci porteremo questo pranzo nella mente per tutta la vita. Dove cazzo sei? Ciao, cucciolo, ti amo. L'ultimo e il penultimo. Buon secondo onomastico. De profundis. Amore mio, buongiorno, puntini puntini. Come stai? Punto di domanda. Hai dormito bene? Punto di domanda. Ancora? Mai un MS in vita mia. Mai. Beh, forse per alcuni di loro sarebbe stato meglio non avere il telefono, averlo rotto. Ma tanto, voglio dire, quello serve, insomma. Tu ne mandi molti? Ma io ne mando molti. Poi, pensando al testo, mi accorgo che l'80% sono ok, vabbè, ok, ciao. Però c'è una domanda, sì, no, qualcosa. Cioè, uno potrebbe pure, no? Ok, perché devi mandare, cioè, un SMS? No, però magari prima c'è stata una domanda interessantissima. Sì. Ci vediamo stasera, allora, ok, ha ecco, un senso. Sì, però una volta come si faceva? Si telefonava? Ma neanche, no? Sì, insomma, si dava per scontato che... Ecco, non lo so, è un SMS che mi è diventato... celebre relativamente alle cavolate che faccio. Durante il comizio di Veltroni a Piazza del Popolo, della chiusura della campagna elettorale, la mia signora mi mandò un SMS a un certo punto con scritto "ammazza che palle". Io ripresi questo SMS, che era vero, cioè era mandato da una persona che stava sentendo il discorso nella piazza, lo ripresi e lo misi nel video. E questo SMS, ogni volta che viene proiettato questo video, quando è stato proiettato, insomma, faceva molto ridere, cioè mi scoppiava la risata. Però non era una cosa, un testo non era scritto, voluta, certo. No, era proprio vero, cioè era un SMS vero, che però appunto ha avuto una sua ribalta particolare. Ecco, adesso mi viene in mente questo. Senti, tu hai una bambina? Sì. Quanti anni ha? 8. E che rapporto ha lei con la tecnologia? Totale, normale, come con le forchette, con è una cosa naturale per lei. Sì, sì. Manda SMS dal telefono del padre e della madre, appunto spesso si fa gli affari nostri, nel senso che va ma là. Ma ti ha già chiesto un cellulare? No, questo no, perché usa proprio i nostri come se fossero il suo, quindi non ha bisogno al momento. Quest'estate è successa una cosa abbastanza inquietante, lei segue delle serie su vari canali, insomma, per adolescenti, nonostante lei sia ancora un po' sotto, ma oramai lei vede le cose per 15-16 anni, e se c'è una puntata tipo che si era aperta, quest'estate andava su YouTube a vedere uscita l'ultima puntata di questa serie e stava là, a me questa cosa mi metteva molta... Tu la controlli? Poco, devo dire poco, ma mi fido molto, insomma, si autocontrolla da sola. Ogni tanto, ecco, forse davanti alla televisione esagera un po'. Però non sono di quelli che dicono che la televisione rovina, distrugge. No, ma dico su internet, tu non hai paura che... Cioè, ha anche un aspetto negativo. Che esca il cornazzo all'improvviso. Boh, se quando uscirai la spiegherò, figlia mia. C'è anche questo, insomma. Cioè, papà lavora con la tecnologia, quindi può succedere anche questo. Ma pensavo papà lavora con i No! No, tu scherzi, c'è stato un periodo, non come attore, però... Io lavoravo in un portale di internet tra i più famosi, ci ho lavorato per 8 anni. Tra i tanti modi che abbiamo sperimentato per sopravvivere c'era anche quello dei video art, insomma c'erano una community dedicata a questi contenuti, insomma, quindi... No, ma speriamo che tua figlia in quel momento fosse ancora piccola. Sì, vabbè, no, comunque al di là, cioè, faceva parte del lavoro anche quello. Però non glielo vogliamo far vedere ancora presto. Noi invece adesso ci guardiamo le ultime notizie tecnologiche insieme a Ivo May e la sua rubrica. Quando avevo 8 anni vidi in TV un programma che annunciava la scoperta dell'immortalità entro l'anno 2000. Sono passati 11 anni del 21° secolo e ancora sto aspettando. Tuttavia c'è qualcuno che è veramente convinto che questo traguardo sia raggiungibile. Sono i filosofi della GNR Revolution, ossia della rivoluzione genetico-nanotecnologico-robotica. Il loro principale esponente si chiama Raymond Kurzweil e secondo lui entro 15 anni lo sviluppo della nostra tecnologia così esponenziale riuscirà addirittura ad invertire il nostro processo di invecchiamento. Basterà rimanere vivi fino a quel momento, vivi ed informati. Ecco le Innova News, le notizie della settimana di Innovation.
È stata orgogliosamente definita la bici elettrica pieghevole più piccola, più leggera e più cara del mondo. Si chiama Yike Bike, alta 82 cm, pesa 11 kg e va a 25 all'ora. L'ha inventata un neozelandese che si chiama Grant Ryan. Come vedete si va con le mani sotto al sedere in pratica, ma Grant Ryan garantisce che questo sarà il mezzo di locomozione del futuro. Non doveva già esserlo Segway? Mai più senza tatuaggio canterino e il suo inventore, l'artista francese Karl Marx. Un nome che mi ricorda qualcosa. Comunque, perché tatuaggio canterino? Perché al centro del tatuaggio c'è un QR code, quindi avvicinando uno smartphone, questo fa nascere un video dal quale vedere l'omino canterino. Impariamo qualcosa dalla scuola della Corea del Sud, dove dal 2015 verranno aboliti tutti i libri, per gli studenti solo tablet, dove verranno inseriti tutti i testi scolastici. Un grande sollievo per le tasche dei genitori e soprattutto per le spalle degli studenti. Rimaniamo in Corea del Sud, dove c'è il negozio virtuale. Ora a Seul, chi non ha tempo di fare la spesa può contare sul Tesco Virtual Shop. Nelle stazioni della metropolitana sono stati allestiti degli scaffali di supermercato, dove però non ci sono i prodotti ma solo le loro foto. Avvicinando il telefono, questo leggerà un codice a barre e il prodotto magicamente arriverà a casa. E che ne direste di avere un hard disk infinito? Ce lo garantisce Tony Gauda dell'azienda americana Bitcasa. Tutto si basa naturalmente sul cloud, la nuvola virtuale dove i vostri dati viaggiano senza rimanere in nessuno dei vostri apparecchi. Lo spazio infinito a quanto pare è garantito da uno speciale nuovo algoritmo che riesce a prevedere i file che state per chiedere prima che li chiediate. iCloud e Google Cloud sono avvertiti. E adesso le 5 idee italiane più smart degli ultimi 150 anni. Quinta posizione per il Moplen, o polipropilene isotattico. Giulio Natto lo inventa negli anni 50 e gli frutta il Nobel nel 63. In Italia sfonda grazie a Gino Bramieri. Quarto posto per la Vespa di Corradino D'Ascanio, inventore dell'elicottero, la crea nel 46, due mesi prima della dichiarazione della Repubblica Italiana. Terza piazza per la Citroën DS, detta anche il ferro da stiro. L'automobile più innovativa del suo tempo nasce nel 55 dalla visione di Flaminio Bertoni. Al secondo posto il personaggio linea del designer Osvaldo Cavandoli, nasce nel 69 rivoluzionando la pubblicità e viene anche ripreso in un video di Jamiroquai. Numero 1 delle idee più smart in Italia degli ultimi 150 anni è sicuramente Programma 101, il primo vero personal computer italiano nato dalla lungimiranza di Adriano Olivetti e dal genio di Pier Giorgio Perotto. Per ritrovare queste e molte altre Innova News vi diamo appuntamento sulla pagina Facebook Innovation La 7, per i servizi e le puntate il nostro sito di Innovation. E per finire, la frase della settimana è: sicuramente meglio conoscere cose che non servono a niente piuttosto che non conoscere niente. Parola di Seneca. Innovation continua tra poco. Bentornati in studio, siamo sempre qui in compagnia di Diego Bianchi e volevo chiederti una cosa. Tu ci hai detto, insomma, che hai iniziato le tue esperienze lavorative proprio usando internet e la tecnologia. Secondo te i mezzi tecnologici possono aiutare i giovani a crearsi un lavoro in un momento così difficile? Devo rispondere per forza di sì, perché tutto quello che può aiutare va utilizzato. Sicuramente la tecnologia un giovane deve saperla usare. E io, pur non essendo giovanissimo, l'ho fatto quando ero un po' più giovane e di fatto poi il lavoro, sia quello appunto nel portale dove lavoravo prima, sia quello poi che faccio anche adesso, l'ho fatto solo ed esclusivamente grazie alla tecnologia, poi anche alla capacità di utilizzarla, di reinventarla, certo, di adattarla alle proprie capacità, ai propri limiti, ma sicuramente attraverso la tecnologia e senza essere un esperto di tecnologia, voglio dire, mettendo i miei studi classici, diciamo, che avevo fatto e che fino a un po' di tempo fa erano apparentemente destinati ad un futuro di disoccupazione, non perché si fosse in crisi, ma perché erano studi classici, certo, li ho riadattati, li ho riutilizzati con la tecnologia nel momento in cui in parecchi sapevano programmare, scrivere codice, ma magari serviva pure qualcuno che sapesse scrivere, che avesse qualche idea dei contenuti. Ora non voglio dire che io sia uno che sa scrivere, però insomma questo ho fatto, ecco, di fatto non,
ho fatto al meglio quello che per cui avevo studiato, ecco. Senti, secondo te sempre internet può avere anche una capacità di sensibilizzare, di creare anche delle forme di aggregazione tra le persone? Succede quotidianamente e è successo anche in casi, insomma, si è parlato della primavera araba, ha sfruttato la tecnologia al massimo delle sue possibilità. Eppure è vero che la stessa tecnologia, per esempio quest'estate, forse per la prima volta, è stata usata anche per durante i riots inglesi, no? In Inghilterra. Sì. I ragazzi che si muovevano per la città usavano i telefonini in maniera frenetica, tanto che mi sembra la BlackBerry poi si scusò il giorno dopo per dire scusate se la nostra tecnologia è servita a questo, insomma, alla fine stiamo parlando di strumenti potentissimi, non di per sé sono una cosa che crea del bene o, certo, o migliora la situazione, negativo. Sicuramente comunque diciamo che io ovviamente con internet ci lavoro, sono un fan, un utilizzatore. E se tu non avessi utilizzato le nuove tecnologie, se tu fossi nato 100 anni fa, che avresti fatto? Boh, l'amanuenza, non lo so, non la avresti più fatto idea, tipo il giardiniere, l'avresti mai fatto? Ma per carità, no, ma non per carità, massimo rispetto per i giardinieri, non ne capisco nulla, non è un mio interesse. Vabbè, allora, visto che tu non ne capisci molto, noi ti facciamo vedere, ecco, e guardiamo insieme un video molto particolare riguardo proprio il giardinaggio. I Badili Badola sono nati nel 2007 ed è un gruppo che si interessa di guerrilla gardening, quindi di cercare zone degradate della città e cercare di risistemarle facendo delle azioni di giardinaggio. Giungla di città, fatta di cemento sotto questo sole spento. Il nostro gruppo è apartitico e apolitico. Per noi è fondamentale perché comunque il guerrilla gardening è così, è di tutti, è del cittadino che si occupa dell'ambiente che lo circonda. Tutte le azioni ovviamente del Guerrilla Garden non sono autorizzate, sono libere. Se fossimo un'associazione o qualcosa ci sarebbero sempre dei paletti, invece in questo caso noi possiamo svolazzare di giardino in giardino e mettere a dimora le nostre piante. Quando si progetta un intervento c'è Google Maps che serve per individuare a grandi spanne il territorio. Una volta che abbiamo determinato la location, ognuno fa il proprio lavoro, cioè chi si interessa della pianta, quale acquistare, quelli più addetti alla strumentazione, a come fare le buche. Con l'avvento di Facebook viene creato il gruppo, che è uno strumento per far conoscere agli altri le nostre iniziative, i nostri interventi. Utilizziamo un blog su WordPress in cui raccontiamo in maniera più articolata ogni intervento. Tutta la documentazione che abbiamo sull'intervento, quindi foto e quant'altro, viene anche pubblicata sul profilo Flickr e gli aggiornamenti più spiccioli li facciamo anche attraverso il canale Twitter. Partecipa via Facebook, ci propone spesso, ci richiede degli interventi in luoghi particolari. A volte succede anche che durante un intervento incontriamo delle persone che si incuriosiscono, si avvicinano e decidono di seguirci sul gruppo e sono persone che poi si incaricano anche di scattare delle foto e di aggiornarci attraverso Facebook della crescita delle piante e dello stato delle piante dopo il nostro intervento. Il momento più bello dell'azione è poter governare quell'aiuola. Questo attimo è fantastico perché è una cosa come proprio prendersi cura del terreno e conquistarlo. Ecco, questa è la parola giusta. La seed bomb, la bomba di semi, non è nient'altro che una piccola pallina composta da una parte di argilla con del terriccio e poi dei semi di fiore. E piano piano in giro per la città si buttano nelle aree degradate. Dopo poco tempo noi abbiamo questa esplosione di bombe che saranno di fiori. Badola per noi è dare qualcosa alla città, dare qualcosa alla gioventù di adesso. Io ho due figlie piccole e sono contento di contribuire in minima parte a rendere più verde la città dove vivranno i prossimi anni. Il mio bilancio personale
devo dire che in positivo, perché ho trovato più amici che condividono le stesse mie passioni e inoltre ho migliorato l'aspetto dell'ambiente di una città. Vabbè, quindi noi abbiamo detto che tu il giardiniere non lo farai. Quando però... si dice radicarsi nel territorio proprio, no? Proprio... La bomba di semi è bella, la bomba di semi. Mi sembra un'idea bellissima. Molto quella bella, lì. La bomba di semi. Cresceranno fiori dappertutto. Bellissimo. No, io sono proprio arido, sono proprio secco da smog proprio. Però no, per carità, massimo rispetto per chi coltiva. Però non ti vedremo mai come giardiniere, in questa veste non ci sarà. Mai dire mai di questi tempi. Si sa mai. Sì. Senti, dov'è che tu ti diverti di più nel tuo lavoro? Dov'è, cioè, nel fare cosa? Ma sicuramente nel viaggiare, andare nei posti. L'anno scorso sono andato a Lampedusa, a Mirafiori, a Manduria, a Terzigno, insomma andare nei posti dove ci sono situazioni che mi interessa conoscere e documentare, sapendone poco, se non quello che si legge dai giornali, ma insomma cercando di farmi una mia idea e quindi interagire con le persone del posto, insomma vedere direttamente quello che succede e poi rielaborare tutto questo materiale che filmo a freddo dopo qualche giorno, cercando anche di, non dico far ridere, però insomma di proporre argomenti spesso seri e pesanti in una chiave diversa. E non è semplicissimo, io ci provo e spero di riuscirci, insomma mi sembra un modo abbastanza efficace comunque per parlare di determinate cose. Senti, io so che tra le tue varie passioni c'è anche quella per il calcio, giusto? Sì. Tu cosa pensi della tessera del tifoso? Noi diciamo no alla tessera del tifoso. Assolutamente. E beh, insomma, sa un po' di schedatura come cosa. Ci sono curve intere che tutte le domeniche urlano poi appunto, slogan contro il ministro Maroni, salvo poi probabilmente aver fatto sì che Maroni sia diventato ministro magari un po' di tempo prima, quindi insomma... C'è un po' di contrasto. No, insomma, potrebbe pure pensare alle conseguenze delle proprie azioni, certo. A volte, ecco. Bene, noi ringraziamo Diego perché oggi insomma, ci ha tenuto compagnia durante la nostra puntata e adesso però prima di salutarci io voglio vedere insieme a te un video tuo fatto insieme a Daniele De Rossi che è un calciatore della Roma e quindi ce lo guardiamo insieme e noi ci rivediamo lunedì prossimo sempre alla stessa ora, sempre sulla 7 naturalmente dopo l'infedele di Gadlerner. Perché là l'aria sta a cambiare per tutti e se ce vai te ne accorgi, ma perché ce li vieni pure te a Milano? A Milano io no. Guarda, ti farebbe un sacco bene, sa? Stanno bene là, dai, su. C'ho paura, dai, sono troppo connotato con questa parlata, con questo accento. Non so come vestirmi, mi ferma una dogana, dai, poi per me vergogno. Riesce pure te? Non so la lingua. No, sta Dio, non ci va, te proprio, te se parla proprio, te ti muovi da qua, dove vai? Perché non ci stai bene a Roma, tanto bella sta città. No, perché ammazza? Ma dove vai? Te muovi male poi con queste braccia. Sei i gomiti, non so le braccia. Non lo faccio più. Guardate, no? I tatuaggi, stai guardando i tatuaggi, l'ho visto. Qua te vogliamo tutti bene. Capito? Te serve una cosa, te la portiamo, che c'è? Te te serve? Vedi, devi rimanere qua, buono, calmo, coccolato, con tutti i tatuaggi, tutto a posto. Ma perché? Se fosse ci posso andare. No, è il futuro, pensa al futuro e poi devi rompere il cazzo, voglio dire, ma dove vai? Stai qua, appunto, e basta, andiamo avanti, dopo ci parlo, andiamo avanti, dai. Ma non te devi preoccupare, sei mica l'unico, sa? Guarda che ho incontrato chi sta peggio di te.